accedere. Bisogna che io vi dica, se ieri sera avessi saputo chi eravate, non mi avrei nemmeno fatto entrare in casa mia. Geth, non siete cambiata affatto in tutti questi anni? E spero che non cambierete mai. Perché? La vita non vi ha forse insegnato nulla? La vita mi ha insegnato che chi è disonesto una volta, lo sarà sempre. E ditemi, questo è un principio che applicate a tutti? A tutti, senza eccezione. Allora sono molto spiacente per voi, Gertrude. Davvero, molto spiacente. Vi ringrazio per la vostra compassione, ma adesso è il vostro cognato che vi prenderei. Sapete, Gertrude, non me ne voglio se parlate di moralità. La moralità non è altro che un atteggiamento che adottiamo nei confronti delle persone che detestiamo. Voi mi detestate, ne sono consapevole. Tuttavia, sono venuta qui oggi per offrirvi qualche consiglio. Sarà magari del genere di quello che volevate dare ieri sera a mio marito. Grazie a Dio sono riuscita a salvarlo. Ah, dunque siete stata voi a fargli cambiare idea? Siete stata voi a fargli scrivere quella lettera arrogante? Sì. Ebbene, dovrete fargliela cambiare di nuovo. Se vostro marito non si impegna formalmente ad appoggiare quella grossa proposta che mi interessa... Quello sporco imbroglio? Chiamatelo come volete, ma vostro marito è totalmente nelle mie mani. E se siete una donna saggia, vi imparerete di fare quello che dico io. Come osate paragonare il mio marito a voi? Alla vostra persona? C'è un proverbio che fa... Io li creo e poi li metto assieme. Io ho qualcosa a che fare con vostro marito perché anche lui... È un disonesto. Tra me e lui c'è qualcosa. Qualcosa di più di un'amicizia. Ecco, vedete, siamo nemici. Uscite da questa casa, non siete nemmeno degna di stare qui. La vostra casa? Una casa comprata col prezzo del disonore. Tutto ciò che vi si trova è stato comprato col prezzo della frode. Oh, ma chiedetelo a lui qual è l'origine della sua fortuna. Fatemi raccontare come ha venduto ad un agente di borsa un segreto del governo. Non è vero. Robert, dite che non è vero. Uscite, andatevene. Avete dato il vostro peggio. Il peggio, dite? Oh, no. Non ho ancora finito con voi, con nessuno dei due. Vi do tempo fino a questa sera. Se entro allora non avrete fatto quello che vi ho chiesto, tutto il mondo saprà come ha fatto per avere più morale tra gli uomini. Sir Robert, sì. Mezzo la signora vuole uscire. Dimmi che non è vero. Per favore, Gertrude, non avvicinarti, non toccarmi. Gertrude. Robert, come hai potuto? Come hai potuto, Robert? Tu hai mentito a tutti, ma adesso tu a me non mentirai. Gertrude, ti prego, devi dirti. Taci, non dire niente. Robert, tu per me eri qualcosa al di sopra della vita comune. Una cosa nobile, pura, riesci a capirlo. E adesso? Mi dispiace. Forse dovrei andarmene. Amore mio. Devo andarmene. Sì. Fatti.